Tanto bene per tutti ragazzi, qui Mr. Frank vi parla, bentornati con questo nuovo video. Siamo qui oggi ragazzi per parlare ancora una volta di Black Ops 3. Questa volta però vorrei trattare un argomento un po' più delicato e che non si tratta appunto di particolari novità o gameplay e cose del genere, ma appunto si tratta di un argomento molto caldo, molto scottante in questi ultimi periodi, perché se avete giocato in questi ultimi periodi a Call of Duty, a Black Ops 3 in particolare, vi sarete accorti che iniziano a emergere tantissimi profili che già sono arrivati a livello 1000 del maestro prestigio, quindi hanno completato tutto quanto il percorso dei 1000 livelli praticamente che hanno aggiunto da pochissimo, da meno di un mese praticamente. Se mi seguite su Instagram peraltro vi sarete accorti che anch'io ho avuto modo di incontrare diversi profili appunto che erano già arrivati al 1000. La prima volta che mi sono accorto di questa cosa era più o meno sotto le vacanze e appunto ho postato una foto su Instagram convinto che quell'account fosse vero e che qualcuno ci fosse davvero effettivamente già arrivato, perché insomma non mi sarei sorpreso se qualcuno già ci fosse arrivato, dal momento che i mostri insomma ci sono ovunque. Ad ogni modo, dopo quella volta che insomma sono rimasto abbastanza sconvolto, mi sono accorto di trovarne sempre più di frequente e allora mi sono subito reso conto che non era effettivamente vero che c'era già arrivato, ma sta spopolando praticamente il fenomeno del glitch praticamente che vi consente di arrivare a livello 1000 del maestro prestigio. In questo video non vi parlerò di come farlo, personalmente non lo so neanche, ma appunto questo video è volto, ragazzi, a incoraggiarvi, o anzi a scoraggiarvi a fare questo glitch. Non lo fate, ragazzi, uno perché non vedo il senso di dover fare una cosa del genere, cioè non dov'è la soddisfazione di essere a livello 1000 del maestro prestigio se poi non l'avete fatto voi, avete usato un glitch. Oltre a questo problema tra virgolette etico, c'è anche un problema che sorge dall'utilizzo di questi glitch molto più concreto che appunto è dato dal fatto che Treyarch si sta applicando all'impazzata, praticamente fino all'impossibile, per appesantire le sanzioni che verranno attribuite a tali giocatori e che andranno prima dalla ban dell'account da per sempre, praticamente da poter giocare a Black Ops 3, quindi l'account che stavate utilizzando non potrete più utilizzarlo per giocare a Black Ops 3, fino anche al ban della console. Attenzione ragazzi, quindi potreste essere impossibilitati a giocare a Black Ops 3 da quella console anche da altri account che avete collegati alla stessa console. Quindi ragazzi, su queste cose Treyarch sappiamo non scherza affatto, quindi se beccate segnalazioni, cosa che sicuramente beccherete perché chiunque vede qualcuno a livello 1000 e poi va a vedere che ha 500 kill, subito parte la segnalazione. Ragazzi, state attenti perché Treyarch ha preso molto molto seriamente questo argomento, così come quello dei cosiddetti Crypto Keys Farmers, cioè quelli che praticamente giocano, si mettono in modalità come gioco delle armi, cose del genere, che non vi buttano fuori se siete inattivi, per praticamente lo lasciano il gioco acceso per 5-6 ore e così anche che muoiono in continuazione, almeno a ogni fine partita guadagnano delle criptochiavi. Ragazzi, evitate di fare queste strategie un po' poco ortodosse, quindi affidatevi insomma al classico metodo, ossia guadagnatevi ciò che volete, in modo da essere più sicuri e non andare incontro a nessun tipo di problematica. Fatemi sapere anche voi cosa ne pensate nei commenti, se avete visto particolari profili già arrivati al 1000. Da quello che so, il livello più alto che si è raggiunto fino adesso è il livello 500, quindi ben lontani ancora dal livello 1000 totale. Ad ogni modo, fatemi sapere le vostre opinioni nei commenti, lasciate un bel pollice in su. Noi ci vediamo ragazzi con un prossimo video.